Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Roberta e oggi eccomi qui a girare questo nuovo video dedicato al mio nuovo bullet journal. Allora, come vedete, questo è un Leuchtturm, quindi per il mio quinto, ebbene sì, quinto bullet journal, ho deciso di tornare ad un Leuchtturm perché il mio stile è molto molto cambiato. Adesso disegno molto meno per tutte le motivazioni di cui vi ho parlato già nello scorso video che vi lascio qui. E quindi ho deciso di ritornare al mio primo amore, chiamato Leuchtturm. Questo è nella versione Nordic Blue ed è sempre una 5 puntinato. Ho più o meno un'idea di quelle che saranno le pagine che andrò ad inserire questa volta, solo che non ho assolutamente idea di come dovranno essere. Vedremo un po' assieme in corso d'opera cosa ne uscirà. Io spero che questo video vi piaccia, ogni tanto ritornerò a dirvi qualcosina durante il video, ma vi auguro già da adesso una buona visione. Ciao! Questa volta ho deciso di introdurre nel bullet una pagina iniziale in cui scrivere la data di inizio e poi la data di fine. Per farlo ho utilizzato gli evidenziatori Mild Liner nella colorazione arancio e rosso, che poi è un rosso che tende un po' al fucsia e che io adoro. E come vedrete saranno un po' i colori che andrò ad utilizzare per tutto il setup. Tutto ciò che vedrete realizzato con la penna nera è realizzato con la penna Muji 0.38 che io adoro e che vi straconsiglio. Degli altri bullet journal, questa volta ho deciso anche di inserire il calendario 2018-2019 perché ho notato negli altri bullet journal negli anni scorsi di avere bisogno di un calendario da avere sotto mano. Ogni volta lo andavo a cercare sul cellulare o direttamente sul computer. Questa volta invece voglio tenerlo a portata di mano perché se ho bisogno di sapere di che giorno viene un determinato giorno, ce l'ho lì, fermo. E credo che sia una soluzione davvero comodissima. Terza pagina fondamentale per il metodo bullet è quella delle keys e del color coding. Le keys rimarranno sempre le stesse perché, come sapete, io mi trovo da Dio con queste qui e non le cambierei mai. Per quanto riguarda invece il color coding, ho fatto un pochino di cambiamenti e andrò ad utilizzare sempre gli evidenziatori Mild Liner perché li trovo davvero molto molto comodi anche per questo.
È tempo di creare il Calendex, il mio migliore amico nel bullet, non lo cambierei con nessuno. Sapete che io lo preferisco al feature log e se non sapete cos'è e come funziona, vi lascio il link qui sopra del video che gli ho dedicato. La mia passione per gli acquerelli, che se mi seguite su Instagram conoscete bene, ho voluto inserire anche un tocco acquerelloso e ho pensato a settembre. Questo mese regala molto molto spesso dei tramonti fantastici, proprio come giugno, che credo sia il mese dei tramonti. Settembre quindi mi riporta a ricominciare, è una sorta di nuovo anno per tutti e ho voluto riportare quest'idea del tramonto, del giorno che finisce per poi ricominciare, per avere una nuova possibilità anche sul bullet, realizzando questo mini tramonto dai colori arancio, fucsia, rosa, un po' i toni che ho utilizzato per tutto il setup, e spero tanto vi piaccia. Io lo adoro e sono contenta di aver inserito anche questo tocco nel nuovo bullet. Mi raccomando, se siete interessati ai video sugli acquerelli, fatemi sapere qui sotto che tipo di video vi interessa vedere, perché arriveranno prestissimo anche video di questo genere. Spero abbiate apprezzato questo video, io mi sono divertita tanto e non vedo l'ora di poter iniziare questa nuova avventura con questo nuovo bullet journal. Vi ricordo di lasciare un like ed un commento se avete apprezzato, sono molto molto importanti per me e per il canale. Vi ringrazio ancora e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao!